Ciao a tutti, sono Nese e oggi sono qui con Sporre2092, Ciao ragazzi. per chi non lo sa ovviamente è il mio ragazzo. Io sono il suo ragazzo. Allora, ho visto in edicola questi l'altro giorno e ne ho voluto prendere uno per lui ovviamente Grazie. e una per me. Sono appunto, l'ho trovata in edicola a 3,90 euro l'uno, ti dico anche il prezzo, ora lo sai. Non l'ho sentito, considera, quindi non Ah, lo ok, so. perfetto. E niente, quindi insomma, sono molto carini. Io pensavo che fossero quelli di media dimensione, cioè così grandi. Invece Che sono piccoli, sono normali, insomma, sono di questa dimensione qui praticamente. io preferisco sinceramente, Sì, perché li per puoi includere negli me altri era set. indifferente, insomma. E per me ho preso Wonder Woman, che non Yeah. pensavo mi sarebbe piaciuta, ma dopo l'ultimo film di Batman mi piace molto. Era tosta quel film. E niente, ora vi faccio vedere la scatola e poi questo ve lo farà vedere lui e ve ne parlerà lui perché vedete questo Batman strano viola. Sì, è particolare la storia qui. Allora, quindi abbiamo Wonder Woman, questa è la scatola, qua ci sono le avvertenze e qua vi fa vedere tutti i pezzi che sono inclusi, aspettate. Ok. E niente, qui sotto niente. E qui dietro c'è tutta la serie. Non li conosco tutti, se li sai dilli perché io non. Allora, è sia Marvel che DC, è un po' un misto se non sbaglio, no? Quindi abbiamo Tempesta, Martian Manhunter, uno dei miei preferiti della Justice League, il collezionista della Marvel, ve lo dico dopo chi è lui, Wonder Woman, Doctor Strange, credo che sia, Thor, e lui non sono sicuro esattamente su chi dovrebbe essere perché mi ricorda tanti personaggi che hanno un look simile, quindi non sono sicuro. Ok, e io la metà l'avrò saputo nemmeno. E ci sono appunto tutti questi e ognuno ha uno stand in cui potete appoggiare l'oggetto. Lei ovviamente la frusta e questo personaggio che poi vedrete chi è, Il ha il Batarang. Batarang e sono molto carini. E qui vi fa vedere come si monta. E niente, ora la tiro fuori e vediamo. Allora, nella confezione arriva smontata in questo modo, in questa bustina trasparente. Quindi ora la apriamo subito e vediamo chi è. Cioè, chi è? Com'è? Allora, Abbiamo dei sospetti su chi diamo sia. dei sospetti su chi sia. Eccola qua. E niente, ora ve la monto e arrivo. Prima di finire di montarla vi faccio vedere come sono le braccia, perché io sinceramente non le avevo mai viste. Aspettate. Non le avevo mai viste fuori da un Lego, almeno non avevo mai provato a smontarle, quindi ora le metterò. Le mani sì, le avevo tolte generalmente, ma le braccia quasi mai. Quindi ora arrivo. Ta-da! Eccola qui! E aveva una mano in più! Chissà perché. La terza mano famosissima di Wonder Woman. Che No, te la sei. vabbè, non so, si saranno sbagliati o comunque per ricambio, non lo so. Beh, o meglio. Allora, questa mi ha detto lui che è da una serie. Sembrerebbe il design della New 52. Infatti E ha. ha i pantaloni invece che la gonna e è molto, molto carina, secondo me, mi piace veramente tanto. È uno dei miei design preferiti, questo, E sinceramente. quindi eccola qua, insomma, la potete vedere, ha tutti i dettagli anche qui molto carini, faccino carino e anche i muscoli, Giustamente. giustamente. Questa è la base, quindi ovviamente si può mettere qui. Se ci riesco, ovviamente. Ok, ce l'ho fatta. Quindi eccola qua. E Proprio carina, è fatta proprio bene. poi ha il lazzo della verità che viene messo appunto qui sul piedistallo, diciamo. E è molto carino, ovviamente si può togliere, lo potete mettere a lei. Eccolo Proprio qua. forte. E niente, ora vi farà vedere chi è questo misterioso personaggio. Allora, Spello in quadro, tu ok. spiega, io lo inquadro, vai. E Allora, Nese me l'ha preso perché comunque chiaramente qualcosa appunto a che fare con Batu e tutto quanto è. perché mi E piace il viola? il viola ci sta bene, anche a me piace molto il viola. E vi dirò che inizialmente avevo un sospetto su chi fosse, ma ho dovuto controllare. Questo è Bat-Zarro. Bat-Zarro è un Batman di una dimensione. Ve lo dico perché è divertente. Ovviamente bizzarro, bazzarro, ovviamente. C'è appunto questo universo chiamato Bizzarro, in cui esiste anche un Superman al contrario. E questo è un Batman al contrario che, allora, è stato lui a uccidere i suoi genitori, gli ha sparato lui. A differenza di Batman che riflette in silenzio, lui parla ad alta voce e dice cose stupide, indossa la cintura al contrario e le cose gli cadono.
va in giro dichiarando di essere il peggiore detective del mondo e ha le carie. E ha anche il bat segnale al contrario. E ha il bat segnale al contrario sulla tuta. E a me piace tanto. Io adoro gli universi alternativi e mi sa fantastica come idea. È veramente carino. Ed è un'idea della Lego di averlo fatto viola, ho scoperto. Perché altrimenti sarebbe stato grigio. Invece è viola, è più carino. Aggiunge, è più figa come cosa. E eccolo qua. E niente, ora lo tiriamo fuori e lo montiamo. Eccolo qui nella sua bustina e anche lui ha tre mani a sì, quanto pare. Poi vedrete, ma ha tre mani anche questo, quindi forse è una cosa che fanno volutamente. Boh. Ora lo montiamo. Ehi, ehi, volete sapere un segreto? Io sono Batman. Sono il peggior detective del mondo! È bellissimo, mi piace un sacco. È troppo carino. No, è veramente fico, c'ha il mantello tutto strappato, tutto ganzo. E il batsegnale appunto all'ingiù. E poi... Pardon. E poi la cosa che mi sa fica è che gli occhi ce li ha. Faccio vedere un attimo. Ce li ha gli occhi, però la maschera glieli copre, quindi non è sì. assolutamente pratica, perché appunto lui è stupido. È bellissima come cosa. Mi piace molto, tanto. Molto carino. E là. Poi ha lo stand, insomma. Whoop. Con il batarang. E vi dirò che a me piace fare con i Lego, avere un batarang Lego è una gran cosa. Molto molto carini. Grazie tante. Ok. Eccoli qua, tutti e due molto 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 carini secondo me. Eccoli. E niente, ditemi se vi piacciono, insomma. E ce ne sono anche di altre serie, anche appunto degli Avengers, anche di altre cose a caso, non mi ricordo, soldati, cose così. Però sono molto molto carini questi secondo me. E poi per il prezzo, non so, a me piacciono molto. Ditemi che ne pensate. Noi ci siamo divertiti tantissimo, a montarli insieme. Tantissimo. E niente, vi mando un bacione, un salutone, mettete like, commentate, iscrivetevi al mio canale se vi va, come al solito. E vi metto, se volete, anche il link in descrizione al canale di Spawn. Sì, va. E noi vi mandiamo un salutone. Ciao ragazzi. Ciao.